E torniamo dunque insieme con un'altra storia legata al Natale. Forse la storia di Natale per eccellenza, almeno quest'oggi vogliamo proporvi un'iniziativa che a livello locale è sicuramente diventata una vera e propria istituzione e che speriamo possa prendere piede anche in tutto il resto d'Italia. Parliamo del miracolo di Natale contro la povertà che aumenta. Abbiamo in collegamento quest'oggi il suo ideatore, una storia sicuramente bella, quella che ci verrà proposta in questa giornata di festa. Il mio saluto, il mio augurio di buon Natale va a Gennaro Longobardi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, ovviamente ricambio di cuore gli auguri di buon Natale a lei e ovviamente a tutti i telespettatori che ci stanno vedendo e ascoltando. Contestualizziamo l'iniziativa. Ci troviamo in Sardegna, dove questo miracolo di Natale, ormai da 26 anni a questa parte, è diventato un punto di riferimento soprattutto per le famiglie e le persone più povere. Ci può raccontare un po' la sua esperienza? Da dove nasce questa iniziativa? L'iniziativa nasce appunto 26 anni fa, nasce dalla mia famiglia, nel senso che io sono nato nei quartieri spagnoli di Napoli 61 anni fa ed eravamo una famiglia molto umile, quindi io comunque ho conosciuto una parte abbondante, se mi lascia passare questo termine, della miseria. Anch'io ho fatto la fila per una busta della spesa. Anch'io avevo pochi maccheroni nel piatto, insomma, sono stati momenti della mia infanzia molto, molto duri. I miei genitori, persone umilissime, hanno sempre cercato in tutti i modi, sacrificando la loro vita per me, per farmi alleggerire questa esperienza e ci sono riusciti, nonostante appunto non avessero una grande istruzione. Però io avevo fatto una promessa quando ero ragazzino, attorno agli 8-9 anni, mi ero riproposto che un domani, se avessi avuto la possibilità di ricambiare quella piccola fortuna che è avvenuta intorno ai 10 anni, perché poi chiaramente le cose andavano piano piano cambiando, fino dagli 8 ai 10 anni sono successe delle cose positive e quindi la nostra famiglia ha cominciato a vivere in maniera più dignitosa. E allora la promessa fu: se un domani dovessi avere l'opportunità di poter ricambiare, perché io comunque credo moltissimo in Cristo, sono devoto anch'io come mia mamma di buon'anima che non c'è più, di Padre Pio, dissi: devo fare qualcosa. Questo qualcosa avvenne proprio 26 anni fa perché io realizzai una trasmissione che si chiama Per la strada ed ero in giro a intervistare le persone. Ebbe successo un successo immediato. E mi ricordai della promessa. E quindi chiamai a raccolta i fan e dissi: facciamo una cosa, io vorrei un giorno prima di Natale fare una raccolta per i poveri. Mi misi d'accordo con la Caritas diocesana di Cagliari e quel giorno raccolsi centinaio di buste. Io ero l'uomo più felice della terra perché chiaramente non mi aspettavo neanche che arrivassero 100 buste, però ero felice. Venne a trovarmi Monsignor Alberti, che adesso anche lui non c'è più, e mi disse: Gennaro, hai fatto una cosa magnifica, devi continuare a farla. E io da quel giorno non mi sono più fermato. Per 17 anni ho fatto il miracolo di Natale a Cagliari. Dal 18° in poi si sono uniti altri 21 comuni della Sardegna, fanno tutti capo ovviamente a me, al mio gruppo, alla mia organizzazione, nei miei volontari, però ognuno c'è il suo responsabile, il suo referente e ognuno organizza nella sua città e ognuno darà ai poveri della propria città. Ecco, In vediamo. tutti questi 26 anni, sì. Scusami Gennaro, ti interrompo un Prego. attimo perché vediamo delle immagini che riguardano proprio il luogo simbolo di questa raccolta, Sì. tante buste presenti in un luogo che è particolarmente caro ai sardi, una scalinata simbolica. Ecco, ci puoi parlare di questo luogo e di come avviene appunto la raccolta? Questa è la scalinata di Nostra Signora di Bonari a Cagliari ed è, ha detto bene, è un luogo molto caro a tutti i sardi. Noi facciamo 2 settimane di pre-raccolta per dare l'opportunità a tutti di dire:
ci voglio essere anch'io. Se non ci sarò fisicamente, ci sarà la mia busta della spesa. Quindi poi tutte le, quello che viene raccolto viene poi portato il giorno del miracolo nella location. E queste sono alcune immagini delle edizioni passate. Molte persone vedono buste della spesa, io invece vedo persone sedute su quegli scalini di Nostra Signora di Bonaria, perché poi alla fine questo è il simbolo. Una busta è una persona, quindi tante persone, un'umanità di persone sedute sulla scalinata per aiutare le famiglie bisognose. Sicuramente un'immagine bellissima che ci fa capire il significato di questa iniziativa. Dicevamo di questa esperienza che si è trasferita con un'esperienza di vita difficile dalla campagna alla Sardegna, ma questo passaggio come è avvenuto? Come si trova un campano in Sardegna? A fare solidarietà in Sardegna poi. Ma questa è una, ha detto bene, è una casualità, perché in realtà io vengo dal mondo del teatro, l'Università Popolare dello Spettacolo di Napoli, dove appunto studiavo con i miei docenti sono stati Calindri, che era il rettore, poi c'era Massimo Ranieri, abbiamo fatto vari stage, quindi poi alla fine sono diventato un regista teatrale, facevo le mie tournée in Italia ed ero molto stanco, devo dire la verità, e quindi finita la tournée mi offrirono la possibilità di fare una vacanza in Sardegna nel 1988. Quando sono arrivato, la prima cosa che ho pensato è stata: ma scusate, ma questo è tutto vero? Perché sembrava un paradiso, cioè è un paradiso, perché in realtà non c'era traffico, non c'era caos, tutto era molto tranquillo, tutto molto ordinato, tutto pulito. E quindi questa vacanza ho detto: vabbè, ma quasi quasi la prolunghiamo di altri 3 giorni, 4 giorni, e alla fine ecco qua, qui nasce la magia. Io non sono più partito, perché mi sono innamorato di questa terra, di questa regione, del suo popolo, e alla fine sono rimasto, è una scelta mia, non me ne pento assolutamente, sono felice di stare qua, ed è una, a volte mi pongo anche una domanda, però io la risposta un po' crescendo e arrivando a 61 anni me la sono un po' data. Io penso che ognuno di noi abbia un luogo che lo aspetta. Se ha la fortuna come me di arrivarci, perché io mi sento un cittadino del mondo, diciamo che ha avuto davvero una grande fortuna. Io mi sento uno di quelli. Quindi ecco perché sono arrivato in Sardegna. E il senso di questa presenza in Sardegna lo vediamo anche e soprattutto attraverso questa esperienza che ormai dura da 26 anni, un aiuto concreto ai più bisognosi che si concretizza anche attraverso una serie di collaborazioni con la stessa diocesi, con la Caritas, è vero? Assolutamente sì, io mi sento anche onorato di avere la Caritas al mio fianco, che non mi ha mai abbandonato, è sempre stata vicino al nostro progetto, e poi ovviamente ci sono anche altre associazioni, no? Perché ogni comune, come ho detto prima, poi chi dà la Caritas, chi dà un'altra associazione sempre a favore delle famiglie povere. Io a Cagliari diciamo mi sono appoggiato al centro diocesano con Don Marco Lai, e poi con che è appunto il direttore della Caritas di Cagliari, e poi ho la grande fortuna che i vescovi di Cagliari sono sempre stati vicini alla scalinata di Bonaria. Anche quest'anno abbiamo questo grande piacere di avere con noi Monsignor Giuseppe Baturi, che ci tiene tanto a salire questi scalini, a questa iniziativa. Benissimo. Allora, ultima battuta per dare anche un po' l'idea sinteticamente di quella che è la grande esperienza che si sta dimostrando attraverso la raccolta e quindi la sensibilità da parte della popolazione nei confronti di chi è più povero. Ricordiamo, c'è stata anche quest'anno la raccolta il 16 dicembre scorso, ma al di là di quelle che sono le date della raccolta, fare solidarietà è sempre possibile. Magari come fare per avvicinarsi alla vostra realtà? Guardi, io ho un piccolo sogno, devo essere sincero, perché sarei veramente un uomo ancora più felice se un domani il miracolo di Natale potesse sbarcare in continente.
cioè potrebbe arrivare in tutte le città d'Italia, perché no? Perché il miracolo di Natale alla fin fine è una sorta di scuola, è una scuola dove si insegna ai bambini a portare il proprio dono, a lasciarlo lì, senza poi sapere a chi andrà. E anche questa è una cosa molto importante. Un'altra prerogativa del miracolo di Natale è che si fa tutti assieme, tutti nello stesso giorno. Sono 22 comuni, non si fanno in giorni diversi, si fanno tutti assieme e alla stessa ora d'inizio e alla stessa ora si finisce. Questo perché? Perché pur distanti chilometri l'uno dall'altro, si crea quell'unione sottile ma fondamentale che ci insegna che possiamo aiutare il prossimo. E a volte qualcuno potrebbe dire: ma un solo miracolo a Natale può bastare? Ma io penso che se il raccolto è copioso, il miracolo di Natale aiuta tantissima gente, non solo per un giorno. Noi l'anno scorso, se ben si ricorda, quando ho iniziato il racconto con lei, io raccolsi 26 anni fa 100 buste a Cagliari. Noi l'anno scorso abbiamo raccolte 32 tonnellate di generi alimentari, e quindi queste tonnellate sono servite poi per gennaio, per febbraio, per marzo, aprile. Quindi certo, il miracolo di Natale più è copioso e più durerà nel tempo. Per venire in questa grande famiglia è facilissimo, basta contattarmi su Facebook, Gennaro Longobardi, la pagina pubblica, o c'è un'email, e chiaramente noi abbracciamo tutti quelli che si uniscono a questa bellissima avventura che si chiama appunto Miracolo di Natale. È il nostro ideale, abbraccio la vostra iniziativa e alle persone coinvolte nell'organizzazione, lo vogliamo mandare in questa giornata speciale, in questi giorni sicuramente di festa. Grazie di cuore Gennaro per questa sua testimonianza e buon lavoro per il futuro di questa iniziativa che speriamo di vedere presto anche dalle nostre parti. Buon Natale ancora. Potrei aggiungere solo una cosa, sì, mi perdoni, prego. Perché lo so che lei sarà clemente con me. Volevo dire una cosa fondamentale, che il miracolo di Natale ha successo perché ci sono due fattori importanti che io non posso dimenticare, ecco perché mi sono permesso di interromperla, le chiedo venia, ma sono i volontari e i donatori. Senza volontari e senza donatori tutto certo, questo sarebbe impossibile. Quindi volevo ringraziarli e le chiedo venia se l'ho interrotta, e grazie a lei, grazie a voi di averci pensato, grazie di cuore, buon Natale. A presto allora, noi ci fermiamo per qualche istante e poi ancora insieme per proseguire in questo appuntamento festivo.